Allora, oggi video mi metto un po' così perché oggi i protagonisti in fondo sono loro, no? Qui ho messo un po' tutti i peluche del mio bimbo. Perché? Perché è un video che fa parte di un progetto, non è il classico video di libri o lavoretti o attività creative che trovate in genere sul canale mio, no? È un video che fa parte di un progetto, di un magnifico progetto creato da Melania, del canale Melania Costantino, ma vi lascerò tutti i link sotto nell'info box. E questo progetto si chiama 116.000 sorrisi. Non è un così un nome dato a caso, no? 116.000 è proprio il numero a cui europeo di riferimento per quanto riguarda i bambini scomparsi, no? Dove appunto facendo questo numero si trovano lì delle persone competenti che possono dare delle risposte, un supporto, un aiuto o un qualsiasi tipo di informazione riguardante i bambini scomparsi. Ecco, già vi ho un po' annunciato, no, di cosa andremo a parlare, di bambini che negli ultimi anni, diciamo, hanno fatto, come si può dire, hanno fatto emozionare, tra virgolette, emozionare, arrabbiare, hanno impegnato tantissime autorità e tantissimi di noi nella loro ricerca, no? Proprio perché sono bambini che sono scomparsi, ne scompaiono tantissimi ogni anno. Io leggevo dei dati ultimamente e non so, sembra che ogni 10 minuti un bimbo venga abusato, che ogni 24 ore un bimbo scompaia, ma non stiamo parlando nel mondo, cioè in Italia, quindi io dico, o comunque in Europa, quindi in un ambiente piccolo secondo me sono dei dati enormi, cioè dei dati fuori di testa, dico io, no? E ho voluto mettere loro come protagonisti perché essendo mamma per il mio bambino, ognuno di questi peluche che vedete qui ha un significato, no? E quindi pensavo a quei bimbi che sono scomparsi, che tuttora non sono stati ritrovati, e pensavo se anche loro in qualche modo hanno avuto nella loro infanzia in cui non hanno avuto i propri genitori, le proprie famiglie intorno a sé, proprio perché magari qualcuno ha deciso per un qualsiasi motivo non giustificabile di portarli via dal loro, da quello che era la loro casa, no? E dicevo, chissà se anche loro avranno un loro peluche, la loro copertina di Linus, non so, vedendo la grande importanza che queste piccole cose hanno per il mio bimbo, mi chiedevo e speravo con tutto il cuore che almeno anche loro avessero o abbiano avuto una infanzia, tra virgolette, normale, no? Perché comunque di normalità non si può parlare. Comunque, ok, questo era un discorso un po', un pensiero mio un po' in generale, e prima di divagare, insomma, vado un po' a centrare il punto, no? Questo grande progetto certo non sarà la soluzione, no? Non è che aspiriamo a ritrovare tutti i bambini o grazie a questo progetto, grazie ai nostri video, però diciamo, vabbè, abbiamo questo mezzo, no? Questo grande mezzo che è appunto la tecnologia super avanzata del giorno d'oggi. Facciamo appunto nel mio caso video di recensioni o parliamo di libri, di tantissime altre cose. Giustamente Melania dice, perché non centrare ogni tanto, non fare ogni tanto un focus su qualcosa che è davvero importante e magari poi, boh, chissà, cioè, magari questi video sono un po' un passaparola, no?
Quindi magari per caso un ragazzino, una ragazzina si troverà a vedere uno di questi video e dirà: cavoli, ma magari parla di quella bambina, di quella ragazza che conosco io, magari, cioè, non si sa mai, no? Quindi la nostra speranza è che facendo un focus un po' su questi bambini, che non sono sicuramente tutti quelli scomparsi, ma sono quelli di cui abbiamo dei dati certi, a cui voi potete fare riferimento. E anche di questi vi lascerò tutti i link nell'info box, perché appunto nell'info box troverete una pagina informativa della Polizia di Stato, un sito internazionale per quanto riguarda i bambini scomparsi, una pagina che io ho trovato interessantissima del telefono azzurro e un articolo che secondo me proprio è ancora più importante da leggere, da approfondire, un articolo informativo. Proprio su quella che è la situazione, no? O meglio, la bambina su cui io e la mia compagna, tra virgolette, di video, perché questo video uscirà in contemporanea con un altro fatto da Chiara, e sono felicissima di essere, tra virgolette, compagna appunto di viaggio per questo piccolo progetto, grande progetto. Chiara, se non Anita, del canale L'ora del libro, no? E perché come me lei ha una sensibilità enorme, ci troviamo tantissimo in alcune cose e a volte ci basta un piccolo messaggio, un vocale e ci apriamo il cuore a vicenda, no? Perché già capiamo. Perché proprio a livello di emozioni e sensazioni siamo molto 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 simili e quindi basta pochissimo per già capire quello che l'altra sente e viceversa. È vero, quasi tutti i video che usciranno sono fatti da persone che abitano in Italia, no? Io mi sento quella piccola responsabilità in più perché abitando in Svizzera dico magari questo video lo vedrà, che ne so, magari uno dei bambini scomparsi in Italia e poi è stato trasferito, portato all'estero, anche in Svizzera, perché no, non lo sappiamo, e magari girerà agli occhi di ragazzi o di persone, delle persone giuste, no? Che magari abitando in Svizzera non conoscono queste storie e chissà. Speriamo, incrociamo le dita e speriamo bene che possano davvero portare qualcosa di buono. Se non altro, diciamo che manterranno un po' alta l'attenzione su questo argomento, perché spesso vanno poi in dimenticatoio, no? Quando passano i mesi, passano gli anni, i media non ne parlano più e i giornali non ne parlano più e la gente stessa con la propria quotidianità va un po' a dimenticare queste cose, no? Che secondo me, essendo comunque dei casi irrisolti, hanno bisogno di un'attenzione attiva sempre, in modi diversi, ma attiva sempre. Appunto, io con Anita parlerò di una bambina in particolare che si chiama Denise, la conoscerete tutti, è Denise Pipitone. Figlia di una grandissima donna, di una grande, grande, grande donna che è Piera Maggio e che io ammiro in un modo straordinario perché Denise è nata, scusate, ecco, butto l'occhio per essere sicura perché avevo del. No, ok, è nata il 26 ottobre del 2000, è scomparsa da casa sua quando aveva solo 4 anni circa. E dal giardino di casa sua, cioè nel senso era mezzogiorno, mamma le stava preparando il pranzo e la chiamava, faceva un po' avanti e indietro, no? Dalla finestra a guardarla. A un certo punto è uscita per dirgli entra che è pronto e la bimba non c'era più. E penso da lì inizia per un genitore un inferno che ti distrugge dentro, no? Perché ammiro Piera? Perché
Denise è sparita circa nel appunto 2004 e siamo adesso nel 2017, quindi calcolate quanti anni sono passati. E la mamma non ha mai, mai smesso di picchiare il chiodo, di bussare a tutte le porte, di creare reti internet che ne parlassero. È continuamente, continuamente ha la speranza ancora oggi attiva di trovare sua figlia e con la consapevolezza che sua figlia è viva. Quindi, non so, io penso che cioè, un così grande coraggio, una così grande forza di continuare ad andare avanti non sia da tutti, no? E spero tanto che questa sua forza, questo suo continuare a tenere alta l'attenzione sulla scomparsa della sua bambina porti davvero, davvero un giorno a farle. Scusatemi, però dovevo tenerlo un po' su un certo tono, non così triste, no? Perché comunque è un canale che. Però vabbè, ma quando si parla di bambini, appunto, forse perché proprio sono mamma. Mi si apre un mondo, no? Io adoro i bambini, ogni bambino a modo suo è speciale. E ok, spero appunto che arrivi il giorno in cui Denise e Chiara si possano riabbracciare. Scusatemi, mi ero ripromessa, avevo fatto 2000 prove di non commuovermi, ma vabbè, io non posso farci niente, sono fatta così. Ho la lacrima, se volete, facile, no? Me lo dicono in tanti che ho la lacrima facile, è vero, ho la lacrima facile. Sono troppo forse sensibile, a volte dovrei essere più. Vabbè, è un discorso a parte, lasciamo stare. Ecco, come farlo? Noi che abbiamo un canale di libri abbiamo pensato di parlare di libri, no? E quindi attirando l'attenzione su Denise Pipitone, io volevo comunque illustrarvi due libri, nel senso nominarvi due libri, che sono poi diventati tre. E sono La vita accanto di Maria Pia Veladiano e di lei già vi avevo parlato, di questo libro già vi avevo parlato, quindi se andate indietro nelle mie recensioni la trovate. Volevo, cioè, parlarvi, tra virgolette, nel senso farveli conoscere. Questo è un libro di Chiara Pelossi, si intitola 100 lacrime e 1000 sorrisi. La storia di una malattia di una famiglia strampalata e della terapia del sorriso, perché comunque è stato tutto affrontato, non è un libro pesante, è stato tutto affrontato forse nel modo giusto in cui bisognerebbe affrontare certe cose, però non tutti riusciamo ad affrontarle così. Però è comunque un libro, ecco, non pieno di tristezza, quindi questo ve lo consiglio veramente tanto. Ho scelto questo tra l'altro perché l'autrice è svizzera, io l'ho conosciuta, Chiara è una grandissima persona e tra l'altro mi aveva autografato il libro perché era andata alla sua presentazione e quindi su questo davvero ci tengo. Non mi sono riuscita a limitare su due video, quindi ecco il terzo e questo è proprio per i bambini, no? Questo si intitola Che paura? Guida per fabbricare coraggio e affrontare ogni mostro e qui vengono appunto affrontate tantissime delle paure dei bambini a misura di bambino, quindi ci sono delle parti che sono solo per gli adulti e delle parti in cui con delle storie molto simpatiche si cerca di
sconfiggere quelle paure, no? La prima è la paura di dormire da soli, e quindi si dà forma a una paura, gli si dà un nome e gli si danno delle caratteristiche, la si identifica. E già il fatto di identificare una paura fa sì che la paura stessa, come si può dire, diminuisca un pochino, no? Che si ridimensioni un attimo. E questo è un libro fantastico che vorrei davvero che avessero la possibilità di farne uso anche tutti quei bambini che appunto sono scomparsi e per qualche ragione hanno o soffrono di queste paure, perché ne soffre il mio bimbo che ha una famiglia normalissima, ne soffrono tutti i bambini, è normale, no? A volte ne soffriamo anche noi adulti. E questo davvero lo reputo un aiuto grande, 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 grande. Ok, direi che questo è tutto. Appunto, come detto, vi lascerò tutti i link di cui avete bisogno sotto nell'info box e di cuore spero che possa essere in qualche modo d'aiuto a Denise, a Piera, alla sua famiglia e perché no, anche a molte altre famiglie o a molti altri bambini che sono scomparsi, no? Mi piacerebbe, vi avvicino un attimo, no? Mi piacerebbe un attimo fare una carrellata di quelli che sono e chiudere con questo, no? Alcuni dei peluche, dei punti di riferimento del mio bimbo e una volta mi piacerebbe, se a voi interessa, mi piacerebbe parlarvi di loro, che sono magari già li conoscete, ma sono i raccoglipaure, i raccoglincubo, c'è dietro tutto un gran studio, una grande storia su questi mostriciattolini. Gli altri, ok, sono peluche di cartoni animati, ma ad esempio, non so, questo è il nostro artiglio ad esempio è il peluche che il mio bimbo aveva quando è stato operato e è stato ricoverato una settimana in ospedale quando aveva più o meno 3 anni e mezzo mi ricordo gliel'avevo preso lì in ospedale, gliel'avevo portato e lui non se n'è mai liberato e è un gran ricordo, no? Un gran punto di riferimento, ogni tanto lo va a cercare, lo va a prendere. Lui è Dadù è la prima parola che il mio bimbo ha detto e guardando questo peluscino che io tenevo nel letto con me quando ero incinta, no? Perché dicono prendono l'odore di mamma e poi i bimbi se ne affezionano, in effetti il mio bimbo ha 8 anni e Dadù dorme ancora nel letto con Leo, no? Ecco, ognuno di loro ha un punto di riferimento, ha un significato particolare per il mio bimbo. C'è lui, ad esempio, che è un regalo che è arrivato l'anno scorso, perché il mio bimbo l'anno scorso aveva fatto una lettera a Babbo Natale dove diceva di non volere regali, che già ne aveva tanti. Che voleva che il suo regalo andasse ad un bimbo, fosse destinato ad un bimbo che aveva più bisogno di lui, e è arrivato lui come simbolo, no? Del fatto che qualcosa è andato a qualche altro bimbo che ne aveva più bisogno. È stato un gesto bellissimo, lui l'ha apprezzato tantissimo e se lo tiene lì come ricordo, no? Di questa cosa che lui ha fatto molto importante per lui. Ok, boh, potrei di ognuno dirvi qualcosa, ma la chiudo qui. E niente, spero davvero che questo progetto abbia un seguito e vi ringrazio se vi andrà di vederlo, nonostante esuli dai soliti video che trovate nel mio canale. E vi ringrazio se anche solo andrete a leggere o ad aprire qualcuna di quelle pagine e la farete magari in qualche modo girare, no? Perché non si sa mai. Io spero sempre, ho sempre alte
con alti e bassi, ma ho sempre alte aspettative su quello che la vita ci può regalare a volte, quando meno ce l'aspettiamo, e quindi incrociamo le dita, speriamo davvero, io credo tantissimo in questo progetto e speriamo davvero con il cuore che possa essere di aiuto, di un aiuto concreto. Ecco, grazie ancora a Melania per aver avuto questa grandiosa idea. Perché no, appunto, adesso che abbiamo messo, abbiamo attivato un po' questa cosa dei bambini, se vi va, scrivetemelo qua sotto, vi parlo un po' di questi, no? Che sono stati, almeno qui in Svizzera vengono usati tantissimo. E sono stati davvero di un grosso, grosso aiuto per molti bambini, per le paure di molti bambini. Quindi, boh, se vi va, vi racconto la storia di questi due peluciotti, o di quella linea di peluche. Ecco. Bene, io vi ringrazio per aver visto il video e vi rimando ai video che fanno parte di tutto questo grande progetto, in primis appunto quello di Anita, che è la mia compagna per quanto riguarda 116.000 sorrisi, vi metterò anche i link dei video che sono già usciti, perché noi non siamo state le prime a uscire con i video per quanto riguarda questo progetto, ma sono già usciti i video di Nick e di Laura. Quindi metterò i link anche dei loro video, andate a vederli e boh, mi viene solo da dire una buona vita e aprite i vostri cuori e la vostra attenzione anche a quello che c'è al di fuori delle nostre mura domestiche, tutto qua. Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao!